La spiaggia di Cetara trasformata in villaggio dello sport. La tre giorni dell'Unione Italiana degli Sport per Tutti ha richiamato centinaia di studenti da tutta la Campania sulla costiera amalfitana. L'obiettivo è trasformare lo sport in strumento di aggregazione sociale e di promozione turistica dei territori. Rino Genovese. La cosa più faticosa è la corsa con il sacco sulla spiaggia. Siamo le più forti della canoa! Lo sport per tutti e di tutti. La meraviglia della costiera amalfitana illuminata dal sole e dal sorriso di centinaia di ragazzi. Lo sport che aggrega e aiuta a crescere. La magia della festa del mare nella stupenda baia di Cetara. Lo sport che diventa un formidabile strumento di promozione del territorio, il villaggio sportivo dell'Unione Italiana Sport per Tutti. La spiaggia colorata di giallo da centinaia di ragazzi, tre giorni di sport di mare, nuoto, windsurf, canoa, canottaggio, la novità dell'estate 2016, il SUP, tavole per scivolare in piedi sull'acqua, e poi gli sport di spiaggia, la regina, beach volley, ma anche gli intramontabili calcio balilla e corsa coi sacchi. Divertimento assicurato con un obiettivo, lo sport collante di culture e promoter di territori. Il nostro successo è vedere tanti bambini che giocano e si avvicinano alla pratica sportiva. Abbiamo scelto questa location della costiera amalfitana che sicuramente è nota a livello internazionale, ma comunque attraverso lo sport per tutti diamo la possibilità a tanti bambini di poter conoscere poi il nostro territorio, l'entroterra della Campania, la fascia costiera, e quindi promuovere il turismo sportivo. Siamo qui per diffondere la pratica sportiva, principalmente per farlo diventare un diritto di cittadinanza, come prevede il libro bianco della Comunità Europea nel 2007, e noi lo stiamo mettendo in atto già da anni. Stiamo mettendo in condizioni i ragazzi delle scuole di uscire fuori dalle mura, guardare il proprio territorio, viverlo direttamente e praticare l'attività sportiva. Ragazzi provenienti da tutta la Campania, in prima fila i punti luce, i centri educativi del progetto Illuminiamo il futuro di Save the Children. Ne veniamo da Parra! Ne veniamo da Teano! Ne veniamo dalla Sanità! E poi le barche dello straordinario progetto di inclusione Capitan Uncino. Sport, mare e solidarietà. Questa è la barca di Capitan Uncino. Sì, un progetto promosso dal Ministero delle Politiche Sociali in 8 città d'Italia attraverso la WISP, che prevedeva la costruzione di questa barca in legno e l'utilizzo da parte di un gruppo di ragazzi per l'inclusione sociale.